Ed eccoci di nuovo qua a recensire un'altra fazione di Raid Shadow Legend. Vedremo quali personaggi, quali campioni tenere e quali verranno destinati al pollaio. In questo caso recensiremo la fazione dei rettiliani e vedremo quali fantastici campioni, quali fantastici campioni ci riserverà questa splendida fazione. Non ce la posso fare. Sigla. Va bene, allora spostiamoci direttamente su Indice, Lizardmen o Rettiliani, che dir si voglia, e apriamo Fangofilo. Iniziamo subito col dire che questo campione si pronuncia essere un buon accompagnamento con delle patate al forno, perché la sua 1 lascia sicuramente il tempo che trova, la sua 2 a mio avviso è inutile perché oltre a essere quel dannatissimo debuff sonno, ha anche la condizione che per poterlo piazzare l'obiettivo non deve avere buff attivi, cosa molto improbabile. Come se non bastasse, per rendere questa abilità ancora più insignificante l'hanno resa a target singolo, quindi diciamo la crème de la merde. Parliamo della sua passiva, è un self buff di sopravvivenza inferiore alla maggior parte delle passive di questo tipo, quindi anche questo da dimenticare. La sua leader aura, a questo punto vi chiedo, volete veramente che questo personaggio sia il leader del vostro team? Quindi tralasciamolo decisamente. Quindi il verdetto su Fangofilo, senza ombra di dubbio, è pollo. Balziamo in avanti e ci spostiamo su Shinko, altro campione spazzatura, utilizzabile forse solo nella Fortezza dello Spirito, anche se in maniera marginale, perché si trova molto molto di meglio fra i rari. Per la sua 1 potreste anche piazzarlo nella Fortezza della Magia, ma proprio se siete davvero agli inizi e lui, disgrazia vostra, è stato il primo campione blu delle vostre evocazioni, solo in questo caso. I debuff che piazza sono tutti inferiori. Sì, i debuff che piazza sono tutti inferiori. E oltre a questo sono tutti a target singolo, quindi anche lui va immediatamente sacrificato. Quindi il verdetto su Shinko rapidamente è sicuramente pollo. Ma dopo Shinko arriviamo finalmente a Rettile, e grazie a lui continuiamo la discesa nel baratro della vergogna. La sua A1, sempre una dannata riduzione guarigione inferiore, sembra che gli piaccia. La sua A2, attacco più 25%, useless. La sua A3, unica abilità, unica skill degna di nota, può fungere da cleanser e vi aiuta eventualmente a non subire sfilze di debuff. Per quest'ultima skill potresti utilizzarlo all'occorrenza per le guerre di fazione, ma la sua A3 a questo punto, appunto questa skill, mi fa domandare se sia abbastanza buona da salvargli la pellaccia. La mia risposta è no. Rettile, anche lui, verrà annoverato fra la schiera appena iniziata di polli. Ancora un gradino avanti su bestia strisciante. Penso che a breve riusciremo a trovare il petrolio, per quanto stiamo scendendo a fondo. Anche questo campione ha delle abilità utili come una stufa nel Sahara in pieno giorno, ma con lui almeno non dobbiamo completamente disperarci, perché come disse il buon De André, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fior. Lui andrà conservato perché fa parte della fusione del leggendario della stessa fazione Radiskarhide. Quindi il verdetto su bestia strisciante, perché non si merita una descrizione delle sue statistiche, verrà solo utilizzato per la fusione, appunto, è fusione.
Andiamo avanti e ci spostiamo su Pantanante, quindi con Pantanante facciamo un piccolo colpo di reni verso l'alto. Pantanante può servirci discretamente al boss del clan per via della sua A1 che riduce l'attacco. E sappiamo bene che comunque come debuff il riduce attacco è quasi fondamentale. Mentre grazie alla sua passiva potrebbe sbloccarvi qualche situazione stagnante a Cavaliere Pirico. Detto questo, Pantanante è un campione che va portato al 60, mai nella vita, no, decisamente no. Basta al 50, usatelo fino ai contenuti medio-bassi, in modo che vi possa dare il tempo di trovare qualcuno di meglio, non ci vorrà molto. Quindi però, visti quelli precedenti, verdetto temporaneo su Pantanante, ok. E andiamo a Cranionte. Questo campione lo vedrete spesso se state ancora magari completando la campagna, visto che nella seconda missione il gioco cercherà di darvene il più possibile. La sua reale utilità è minima, perché Cranionte non è particolarmente utile a meno che non abbiate questo leggendario, Ser Cranio Vargal, che fanno una bella combo assieme, ma stiamo parlando di Cranionte da solo. Un campione completamente single target con statistiche banali e abilità davvero povere, ma come suo compare bestia strisciante c'è sempre tempo per la redenzione. Infatti anche lui serve per fondere Razin. Quindi verdetto su Cranionte, fusione. E qua ci spostiamo dai tre fratelli. Lanciatore, forse sullo stesso livello di Cranionte, anzi meno. Con l'aggiunta che lui non serve per fondere alcunché. Carina la sua A1, non è male, e anche la sua A3. Sì, non è male. Però sinceramente non riesco nemmeno, fermandomi a pensare un secondo, a trovare un posto dove la sua presenza possa anche lontanamente definirsi determinante. Quindi è uno spreco di spazio. Quindi verdetto sul lanciatore pollo. Andiamo dal secondo dei tre fratelli, scagliatore. Ok. Cioè, non è possibile. Diciamo che se avete a casa delle scorte di Prozac, antidepressivo, questa fazione ce le vuole far usare tutte, ma proprio tutte. Scagliatore è l'ennesimo fallimento squamato. Le sue skill non meritano neanche di essere menzionate. È un campione da eliminare subito, lo userete come pollo. Quindi potete immaginare, verdetto su scagliatore, rapido rapido pollo. Ed infine il terzo e ultimo tore, squarciatore. Ufficialmente vi chiedo pietà. Il mio programma di editing per l'animazione pollo in questa fazione si sta squagliando da quanti polli ci sono. A1 e A2 non saprei, sinceramente mi lasciano allibito, perché un A1 attacca un nemico e basta, ok. Un A2 mette una riduzione di difesa single target con una possibilità di farlo bassissima e oltretutto riduce difesa inferiore, quindi ok. Lasciamo perdere. A3 inutile come self buff, visto il refresh e la sua velocità che è decisamente discutibile. Quindi abbiamo un altro validissimo membro del pollaio, decisamente valido, quindi verdetto su squarciatore pollo. Penultimo, ci spostiamo su Forgiametallo. Che dire di lui? Non è un campione eccellente, ma vedendo i suoi predecessori, anche una mediocrità brilla, secondo me, come oro 24 carati. Io l'ho utilizzato nelle guerre di fazione fino alla fase 10, se memoria non mi inganna, principalmente per la sua A2. Devo dire che non mi ha mai deluso particolarmente. Ora, con l'inserimento della Doom Tower, il suo ranking è salito parecchio, quindi è passato ad essere mediocre, a essere un buon campione. Sempre grazie alla sua A2 per contrastare lo Scarab King, perché comunque si piazza lo scudo costantemente, quindi riesce a
cioè piazza lo scudo a tutti gli alleati costantemente, anche se non è altissimo, però riesce a evitare il contrattacco dello Scarab King. Viene utilizzato, visto anche nei team medio-bassi della torre di sventura, certo magari non a tosto, ma nella torre normale può essere utile. Le restanti skill sono tutte nella media, quindi solo in virtù del nuovo contenuto appunto della torre di sventura, il verdetto su Forgia Metallo è ok. Ed in ultimis andiamo su a Ruspice, un campione almeno decente, principalmente per due motivi. Il primo è quello che la scelta di campioni rari in questa fazione è a dir poco disastrosa, come avete visto. Sì, e il secondo motivo è che la sua A3, anche se terribilmente lenta, è comunque un res e per le guerre di fazione non è male. Se ancora non abbiamo fuso bocca larga, lui può darci qualche mano. Diciamo che può fare la differenza fra una stella e le 3 stelle, appunto, nelle guerre di fazione. Quindi, verdetto per Aruspice, fino a che non fondiamo bocca larga, per le guerre di fazione è ok. E anche questa recensione è finita, direi di stendere un velo pietoso sulla fazione dei rettiliani, una sequela di polli infinita, altri fusione che altrimenti sarebbero stati polli, quindi cerchiamo di risparmiare loro un po' di dignità, diamo un po' di faccia alla fazione dei rettiliani per i meriti che possono avere per i leggendari, ma per i rari è veramente pessimo. Per concludere, volevo aprire un attimo una parentesi sul discorso fusione, non tanto di bocca larga ma di Razin. Spesso avete visto nelle varie fazioni che appunto alcuni campioni vengono salvati per la fusione. Per fondere Razin occorrono determinati campioni che pian piano vi sto segnalando e volevo dirvi che non è mai troppo presto per iniziare a mettere da parte quei campioni. Perché? Perché Razin è un leggendario che vale davvero la pena fondere, vi sarà decisamente utile sia al boss del clan che nelle varie roccaforti e anche in arena. Io l'ho usato per tanto tanto tempo nel mio team principale, adesso è stato sostituito, ma fino a poco tempo fa in oro 4 mi dava delle belle soddisfazioni se vestito adeguatamente. Quindi iniziate a mettere da parte i campioni, elevateli, portateli al livello giusto, quelli utili cercate di avere dei doppioni, ovviamente questo è inutile dirlo. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile, prendete il lato positivo, se avete tanti di questi campioni avete tanti polli utilizzabili. Se il video vi è stato utile, come al solito, vi chiedo di mettere un mi piace. Vi ricordo, quando vi iscriverete al canale, di flaggare la campanella per avere sempre gli aggiornamenti sulle varie fazioni. E a questo punto ci vediamo alla prossima fazione. Ciao!